Il comune di Postojna è situato a sud-ovest della Slovenia, nel punto di incontro del mondo mediterraneo e di quello continentale, a nord del bacino di Piuka. È da sempre un importante centro amministrativo ed economico grazie ai collegamenti stradali e alla sua posizione tra Lubiana, Trieste, Gorizia e Fiume. La città di Postojna è la culla della speleologia ed anche un centro della scienza che studia il carsismo a livello mondiale. Nel suo mondo sotterraneo si nascondono delle bellissime meraviglie naturali ammirate da visitatori provenienti da tutto il mondo. La regina del Carso è senza dubbio la grotta di Postojna, una rete di 20 chilometri di cunicoli ciechi, di gallerie e di sale ricche di meravigliose concrezioni carsiche che incantano anche i visitatori più esigenti. È la meta turistica più visitata in Slovenia, che attira ogni anno circa 500.000 di visitatori. Alla grotta si accede con il trenino e l'illuminazione elettrica consente di ammirarla pienamente. È aperta tutto l'anno e la sua visita dura 1 ora e mezza. Vicino all'entrata della grotta di Postojna si trova il vivaio Proteus, una meravigliosa galleria dove sono messi in mostra gli esseri viventi della grotta. E dal 1931 in poi vi ha sede anche una stazione speleobiologica. A qualche passo dalla grotta di Postojna si trova un'altra grotta di difficile accesso e molto più attrattiva, la grotta di Piukajana. Per entrare nel suo profondo abisso bisogna scendere 317 gradini. Poi si cammina lungo il piccolo fiume, passando davanti ai curiosi fenomeni del Carso, e si arriva alla grotta Chornayama, una sala sotterranea di sfumature fuligginose con meravigliose formazioni. Il sistema ramificato della grotta di Postojna è ideale per fare del trekking sotterraneo guidato. Nella vasta area di Postojna, i vari fenomeni carsici hanno creato anche altri siti altrettanto attrattivi, come ad esempio quello del carsico campo Planinsko Polje, che durante l'anno cambia la sua immagine allagandosi e prosciugandosi in modo ciclico. Molto interessanti da vedere sono anche le grotte Otoška Jama e Planinska Jama. Vicino all'entrata di quest'ultima si trova la torre di Raubar o il piccolo castello, resti dell'antica struttura del potente castello che proteggeva la strada di collegamento tra la costa adriatica e il bacino di Lubiana. Nel centro di Postojna ha sede il Museo della Carniola Interiore, che offre agli esperti e ai visitatori un approfondimento delle particolarità del Carso. All'interno sono esposte diverse collezioni. Arrivando a Postojna, già da lontano, si può vedere Nanos, un altipiano carsico lungo 12 km e largo 6, che separa la parte continentale della Slovenia da quella mediterranea. Oltre al Snežnik, uno dei monti più caratteristici della Carniola Interiore, destinazione prediletta da molti amanti dell'escursionismo durante le belle giornate soleggiate. L'area attorno a Postojna è anche conosciuta per il castello di Predjama, che si trova ad un passo dalla grotta, letteralmente incastonato nella parete rocciosa. La storia di questo castello difensivo risale all'inizio del XIII secolo. Secondo la leggenda, in questo castello avrebbe abitato il cavaliere ribelle Erasmo. Per fargli onore, gli abitanti di Postojna organizzano ogni anno un torneo medievale dei cavalieri di Erasmo e un mercato medievale, dove la folla di visitatori provenienti dalla Slovenia e dall'estero può scoprire alcuni aspetti rappresentativi della vita di 800 anni fa. Sotto il castello c'è l'entrata nella stalla per cavalli, dalla quale i visitatori possono recarsi ad una visita guidata con l'illuminazione delle lampade attraverso il labirinto di corridoi, gallerie e numerose piccole sale.
Dall'altra parte di Postojna, circondato dai boschi, c'è il castello Prestranek, menzionato nelle fonti storiche già nel 1581. Oggi il castello è stato rinnovato e agli amanti dei cavalli offre la possibilità di svolgere l'equitazione a livello amatoriale e di apprenderne le sue tecniche. Nelle vicinanze di Postojna c'è un monumento importante dell'architettura edilizia popolare, l'essiccatoio sloveno detto Toplar del 1883. Questo essiccatoio era utilizzato per essiccare il grano ed il foraggio come deposito per il raccolto, gli utensili e le attrezzature agricole. Oggi questo essiccatoio è adibito all'esposizione di collezioni etnologiche di utensili. Accanto all'essiccatoio passa la cosiddetta strada di alberi, usata nel passato per trasportare le querce in Italia con cui poi si costruivano le navi. Qui si svolge anche la manifestazione contadino forestale come testimonianza di tradizioni e di costume del mondo contadino sloveno per incoraggiare i giovani a scegliere questo mestiere. Per gli sportivi andare in bicicletta per le piste ciclabili del parco MTB è una vera e propria esperienza. Il percorso permette anche di conoscere il patrimonio naturale e culturale. Sono a disposizione 10 itinerari circolari per una lunghezza complessiva di 500 km. Il parco MTB è considerato la maggiore area coperta di boschi non abitata dell'Europa centrale ed è davvero un paradiso per andare in bicicletta. Quelli che non hanno voglia di andare in bicicletta possono con il bel tempo lanciarsi con il paracadute a vela o a motore, ammirando dall'alto le bellezze del Carso. Si organizzano ogni anno molte manifestazioni di notevole fama. Una delle più note è la Festa dei Carrettieri a Postojna. Si tratta di una tradizionale manifestazione etnologica dove viene presentato l'artigianato tradizionale ed artistico con la gara dei suonatori di fisarmonica, con la sfilata dei giovani carrettieri e con un programma di intrattenimento. Gli abitanti di Postojna organizzano anche due eventi musicali. Il festivale estivo Il Drago a dei Piccoli si svolge nel mese di agosto e attira diversi interpreti da tutto il mondo. Durante il festival di blues a Postojna, nel castello della Grotta, si svolgono una volta al mese concerti di interpreti di fama mondiale. Nella Grotta di Postojna si provvede anche ad una solenne chiusura di fine anno. All'interno e nelle sale più belle e ricche di stalattiti e stalagmiti vengono allestiti presepi viventi per far così rivivere la biblica storia della nascita di Gesù Bambino. Benvenuti a Postojna, nel paese degli stupendi mondi sotterranei e degli splendidi castelli.